Ingegner. Sono pronto a partire quando vuoi. Sono pronto. Regno Franco, terra di Carlo Magno e amaro premio di Ragnar, che nazionò Parigi per ricavarne argento e lacrime. Ora si erge un nuovo re che unisce le genti contro i Norreni e getta la sua ombra sull'Inghilterra. Devo impedire al re folle di portare la guerra oltre il mare. La sua armata si riunisce. I corvi già volano su Parigi. Ben arrivato tra noi. Cosa? Nessun petulante emissario di Re Carlo ad accoglierci. Credimi, morso di lupo, non tarderà a darti il suo caloroso benvenuto. Opera del re folle. Sua e anche nostra. Dei. Questo è ciò che farebbe di Ravenstorp. Esatto. Ci siamo quasi. Ma non possiamo navigare fino a Parigi. I ponti dei Franchi ci bloccano la via. Viviamo nell'entroterra. Da qui ci muoveremo a cavallo.
Gli altri ci seguiranno a piedi. C'è pericolo di imboscate. Non se stiamo vicini all'acqua e non di notte. Siegfried si è mosso con efficacia. Io finirò di scaricare la nave. Voi andate avanti. Molte grazie, Pierre. E Eivor, c'è qualcosa di cui dovremo parlare quando arriverò a Melan. Intanto, buon viaggio. In sella, sarà un viaggio breve. Cosa dirò a Siegfried? Avevo il compito di recuperare Ashe. Pensa a me come sua erede, ma fallisco in tutto. È un fallimento solo in parte, Toga. Gli Jarl hanno sempre molto a cui pensare. Ah, datemi una buona birra e una battaglia. Che altro importa? Spie franche. Ci tengono d'occhio spesso ultimamente. Cosa pensi che significhi, Eivor? Siegfried non si è mosso abbastanza. Siegfried non si fermerà finché non avrà eliminato ogni minaccia franca. I ricognitori franchi ci perseguono. I ricognitori franchi ci perseguitano da quando Carlo ci ha allontanati dal nord. Mi sta mettendo molta pressione. Presto potresti ritrovarti a guidare la tua gente, Toga. Forse non sono la persona più adatta. Vedo la casa lunga. Ci siamo quasi. Pensavo di tornare con un'armata. Oh. Ma che ti è successo? Benvenuto a Melan. Ora cerchiamo Siegfried. Kratos! Blackenspottery! Sei ritornata. Tutto bene, spero. I rinforzi che hai portato stanno per arrivare? Sto cercando Siegfried. Ma certo. Beh, lo troverai al suo solito posto. Ah, sì. Sarà andato ai tumuli a fissare la nebbia. Spesso inizia le sue giornate. Di qua. I nostri tumuli. Sinric, mio padre, giace lì, con gli altri. Andiamo. Questa terra ha qualcosa di rasserenante. Sono luoghi splendidi, se non fosse che sono pieni di franchi. Ecco Siegfried. Va avanti tu. Non sarà felice di vedermi con così pochi alleati. Non mi fermerò, fratello. Non manca molto. Riscatterò il tuo onore. Lo giuro.
Siegfried. Sei qui, morso di lupo. Bene. Sapevi che ero io? Pierre mi ha avvertito. La tua ascia ci sarà molto utile. Pare che anche la tua ascia si dia da fare. Sì, ho fatto molte vittime, sul campo, con onore, come vuole Odino. Davvero un orreno. Ma vale solo per noi. I Franchi hanno aggredito Jarl Sinric nel letto e lo hanno scozzato come un codardo. Non lo hanno neanche sepolto, lo hanno abbandonato agli animali. Ho eretto questo tumulo per lui. Tu vuoi che io prenda le tue parti contro i Franchi? Non ci sono parti! Ci sono solo debiti di sangue, vendetta e Helheim per chi cadrà per mano mia! Conosco i debiti di sangue e la vendetta. Al momento giusto, Siegfried, avrai la mia ascia. Molto bene. È ciò che speravo. Ora banchetteremo. E ti parlerò dei miei piani per Parigi. Questo è Vidar. Non ho mai conosciuto bestia più nuova. Dio della vendetta. È un bel nome. Molti Franchi sono caduti sotto i suoi zoccoli di ferro. Li odia quasi quanto li odio io. Hai posato un intaglio sulla tomba. L'ho persi contro Sinric, in un Holmgangel quando eravamo bambini. E Aik Tirnir, che sorveglia la sala di Odino nel Valhalla. Lo stringeva a sé quando l'ho trovato. Non l'avrei riconosciuto in altro modo. Il suo corpo era straziato. La nostra razzia di Parigi sarà degna del grande Ragnar, che riportò navi cariche d'argento a Re Oric. Riempiremo i forzieri di ricchezze e le coppe di birra, sangue e gloria! Skål! Non è solo questione di argento, Toka. Odia essere disturbato mentre mangia. Sai, Ragnar non ha riportato con sé solo dell'argento. Dici davvero? E cos'altro? Spade, gemme preziose, vino! Storie dello spettro di un santo parigino. Oric ne fu così colpito che liberò i cristiani e giustiziò i razziatori. Davvero? Non sembra una cosa gloriosa. Ecco, io metto il nemico nelle tue mani, perché tu faccia di lui ciò che ritieni più giusto. Uccidete i pagani, datemi la testa di Siegfried e anche dell'altro. Il bamboccio vivrà per raccontarlo. Il cosa?
Vescovo Engelwin. Sarà una bella notte. Devo stare molto attento. Dove è andato Engelwin? Siegfried, aspetta! Che cosa ti ha detto? Toca, assisti i feriti e vada alle sentinelle. Avrebbero dovuto avvertirci dell'attacco. Te lo dicevo che odia essere interrotto mentre mangia. Quel soldato avremmo potuto interrogarlo. Tanta foga, ma poca testa. Oh, mi piace. Dove sta andando Siegfried? Credo alla ricerca del vescovo, Engelwin. Lo odia più di tutti gli altri. È stato lui a uccidere Sinarik. Sì, suo fratello di spada. E tuo padre. Mi dispiace, Tom. Nulla è cambiato. Ma gli attacchi sono sempre più frequenti, come vedi. Randvi non sbagliava. Devo intervenire prima che arrivino a Ravensthorpe. A meno che tu non convinca il re ad arrendersi, ti toccherà uccidere tutti i suoi soldati. Allora andrò a incontrare Carlo e cercherò di negoziare con lui. Col re? Quel maiale codardo ti accoltellerà non appena gli volterai le spalle. Meglio ucciderlo che fidarsi di lui. Il problema è più grande di un re, Toca. Devo parlargli. È ciò che si aspetta il mio clan. Forse hai ragione. Ma in fondo non sono io quella che dovrai convincere. Se uccidi Engelwin, forse Siegfried potrebbe aiutarti a trovare Carlo. Inizi a pensare da Jarl, Toca. Per due volte i nostri ricognitori hanno seguito Engelwin nel sud di Parigi. Quando sarai pronto, là troverai Siegfried. Raggiungerò Siegfried e tornerò quando Engelwin sarà morto. Poi troveremo Carlo. Eivor, sono qui!